Oggi Zeus è davvero arrabbiato e vuole mettere alla prova tutti gli dei dell'Olimpo. Ho preparato un posto perfetto per vedere se sono in gamba oppure no. Benvenuti, dei dell'Olimpo, nella giornata del grande torneo tra divinità per eleggere il nuovo capo di tutti gli dei. Chiaramente dico io. Me la son preparata questa cosa da dire, perché qui Zeus deve dare spazio a nuovi dei. Con me, no? Pazzi giovani! Perché l'hai forse, prima di tutto, vi mostrerò la mia potenza per vedere se posso continuare a manifestare il mio potere sugli umani. Tra l'altro, oggi c'è da ricordare che nel villaggio sotto il nostro Olimpo, alcuni villaggeri dovevano portare dei tributi a Dio Zeus e non li hanno portati. Bisogna andare a controllare. È gravissimo. Non hanno portato niente. No. Ho capito, questo fa arrabbiare. Con loro, non con noi. Zitta. Aiaia. Tetena. Ti blasto, eh. Totona. Tetena. No. Tenia. Atena. Atena. Tu sei Atenia. Tenia. Tetenia. Tu invece eri Capio. Io Cupido. Cupido, molto meglio. Piscettone? No, io Poseidone, il dio dei mari! No, è Piscettone. Piscettone. Fratello. Mio fratello. Tuo nipote Dionisio! Quello che scrive in voce alla fine. Mi ricordo. Dionisio. Bene. È sempre una bella famiglia, eh. Allora, vi faccio vedere qua i miei poteri, così metto l'asticella. Setto l'asticella. Per dimostrare quanto dovete essere abili nel dimostrare i vostri poteri per poter ambire ad essere superiori a Zeus e diventare voi dei dell'Olimpo, capi dell'Olimpo, olimpi dell'Olimpo. Guardate. Facci vedere di che sei capace. Ah! Oh! Entra in un colpo! No, vabbè. Ah! Mamma mia! Sembra possessivo. Ah! Ma come potete criminali? Oh! Ti stai sciogliendo! Ah! Hey! Ma che fulmine gigantesco che hai! Mamma mia, anche la finale! Ah, la potenza zeussica è impensabilmente vasta. Ampia, suprema, direi. Posso anche farvi vedere la mia capacità di volo. Guardate qua. Vediamo come te la cavi in sto percorso. Mamma mia, ci hai messo un secondo. Sei forte. Che supremo che sei, me fratello. Ti stai atteggiando un po' troppo. Vabbè, Zeus è vanitoso, eh. Il re dell'Olimpo. Meco io. Insomma, una cosa interessante. Voglio vedere un altro dei vostri poteri. Dopodiché andremo giù nel villaggio per vedere di punire un po' e di sistemare le cose con i mortali. Che schifo, i mortali. Tu! No, ma questo è il mio, vieni! Ah, non è qua il tuo? No, questo è il mio. Ah. Prima il mio, ormai hai detto tu. Sì. Qual è il tuo? Il mio è questo, non so perché sia marrone, è color cacca. Bah, mi ricorda un po' te, Assomiglia a lui, Che potere avevi tu, ricordami? Io divento puzza! Non è bello, eh. Oh, wow, schifo. Guarda vero, come Zeus. Passano i buchi, la bruna. Ma che cosa fai, sono diventato fuoco puzza e poi sono andato nella lava. Ma tutto qua. E vedi, puzza. Ma non puoi ambire a nulla così, Salvare gli amici o i criminali e buttarli in gattabuia. Ma questo sarebbe il tuo successore? Ma io non penso proprio. Ma è tornato lì. Ma è tornato indietro. Non ci vuole andare. Ce la sto provando, guarda. Vedi, uno l'ha fatto. No, è tornato lì. No, non lo vuole, gli fa talmente schifo che non lo vuole. Palesemente non ha abbastanza potere. Fai wattà che poi viene meglio. Wattà! Gli vai di nonna, non ci vuole stare con noi. Ma è una cosa penosa questa. Guarda lì, che tristezza. Non ce la faccio, sono troppo scarso. Vabbè, andiamo ragazzi. Allora tu, bocciato. Bocciato. Bocciato subito. E che significa? Che significa che non sarai mai dio dell'Olimpo. No. Cioè il capo dell'Olimpo. Quello che sei. Dionisio. Ah, quello del vino. Sì, quello. Bene, un ultimo voglio vedere. Anna, e poi dopo andiamo dai mortali a fare loro male. Che belli mortali. Ah, gli portiamo una malattia che gli viene un'infezione al pisello. Un po' d'amore, no? E che poi gli brucia le case. Gli viene un'infezione al pisello e gli brucia pure la casa insieme. La chiameremo combustione spontanea con prurito intimo. Bellissimo. Silenzio. E poi brindiamo con il vino. Cosa ho detto io? Silenzio. E tu con la performance di prima pensi di poter fare di testa tua?
No, io non posso fare niente. Io ho l'ultima nuvoletta dell'Olimpo, quella più in fondo a tutte. Bravo, dove devi stare? Vuoi dargli un colpo col mio tridente? No, uso i miei fulmini. Ah, yeah! Possiamo farlo innamorare di Red. Allora, Anna, possiamo farlo innamorare? Sì, guarda, No, dopo. Prego, Anna, allora, qual è il tuo potere, mi ricordo? L'intangibilità. Intangi un po' dentro questi muri. Passo bello. I muri. Ma si poteva passare a fianco comunque. No. E poi? E poi faccio il raggio pazzo. E fallo un po'. Raggio pazzo! Wow, era potente questo. Ma sempre di tutti. Ma si è scaricato il raggio pazzo. Voli? Sì, abbastanza. Buono. Ti piaccio? Bah. Sei fiera di me, papà? Poco cagare fai, però. Perché? Non sei degna di essere, di prendere il mio posto. Ma hai detto che sono la tua figlia prediletta. Pure bell'altri sono schifosi. Però vorrei dire che non sei ancora degna di prendere il mio posto nel King dell'Olimpo. Purtroppo. Nessuno può farlo. Non è detto, tira su. Non è detto, è ancora il momento di, poi di vedere te e lui che riservo speranze. Però adesso voglio andare nel villaggio sotto dai mortali per poter portare loro appunto la malattia con bruciore di casa. Ma e di pisello. No, solo male. Perché non hanno magari tributato. Magari un po' di saggezza? No, solo male, cioè, il vino avvelenato, sì. È dolore intimo. Dolore intimo. Prurito. Ecco il villaggio, vedete lì c'è un villaggio di villager. Ci abitano quattro stupidi villager che secondo me non hanno capito che devono portare rispetto a chi sta sopra. Non c'è manco una statua per Zeus. Vedo che ma scusami, ma qualcuno è mai sceso giù a dirgli cosa dovevano fare? Boh, abbiamo lanciato presagi, per lo più. Secondo me non è stato sufficiente. Allora, andiamo tutti, però restate tranquilli che qua decido io quello che si fa, Va bene. Andiamo. Mi raccomando, piombiamo dal cielo come dei dei dell'Olimpo. Non è che, cioè, quello siamo, quello dobbiamo essere. Allora, vediamo un po'. Umili case. Non ci vengono a fare delle feste. Come temeteci, rispettateci, marrani. Distruggeremo tutto. Facciamogli sentire la presenza. Tu, là dietro. No, no. Anche tu, sì, là dietro. Hai urlato come io con te. No, tu con me. Entriamo in una casa insieme. Vediamo come ti comporti. Che anche questo, perché magari sei poco potente, però potresti essere molto giusto. E quindi io potrei rivalutare la possibilità di lasciare a te il trono dell'Olimpo. Vediamo. Oh, mamma mia, è una prova anche questa. Vediamo. Cosa fai, bussi? Noi entriamo e basta. Vabbè. Decido io comunque. Non è che tu mi devi insegnare quello che dobbiamo fare. Ricordati bene. No, chiedo umilmente perdono. Allora, sovrano, questo sembra una persona estremamente ricca. Vedo. Magari è pure avara e non ha fatto mai un dono a Zeus. Carbone, soldi e smeraldi. Questo è ricco, e non ha mai tributato niente a noi dei dell'Olimpo. Oh no, questo è peggio, è ricco. È un truffatore. Perché? Perché guarda questo coal carbone. L'ho chiamato diamante. No, truffa i sudditi. Guarda, l'ha anche scritto diamante uguale carbone, ma non è vero. Ma che bastardo che puniamolo. Sei puniamolo. Questo andrebbe punito, lo sai. Vai, gli metto il vino con la malattia. No, decido io. Chiedo umilmente perdono di nuovo. Guardi, testa bassa. Allora, usando il tuo potere, prendilo e portalo fuori da casa sua. Vieni, mettilo qua fuori. Vai, andiamo. Mettilo qua fuori. Torna a casa. Mettilo qua fuori. Ma dai, non, ma ti fai. Non lo metto, lo tengo. Non sei lo capace. Tengo. No, qua lo devi mettere. Mettilo qua. È possibile. Mettilo qua fuori. Ma ci sto provando. E vieni fuori, mannaggia te. Cioè, non sei capace così di dominare neanche un povero villager. Guarda, io lo tengo così che non lo lascio perché pensa che vuole rientrare in casa. Aspetta, gli chiudo la porta. Mettilo giù. Bravissimo. Ah, povero stupido. E non adesso puoi rientrare in casa. Subisci ira di Zeus. Sì, le malattie. Le malattie. L'ho subito e sterminato una volta per tutte. E sai cosa ti dico? Gli ammazzo pure gli animali in modo che non possa più produrre cibo per la sua famiglia, che non ha, perché non lo ama nessuno, anche lui come a te. Vai! Non trufferà più nessuno adesso! E sai cos'altro ti dico? A ferro e fuoco la sua schifosa abitazione, fratello. Buttala! Sì! Voi altri! Giù! Arriviamo, eccomi! Ciao. Allora. Ma che. No, fratello, era invisibile, non sa niente vita. Però io ho sentito un presagio in quella casa lì. Adesso ci vado. Chi ci vuoi venire tu con me? Io. Tu con me? Sì, ti prego. Allora voi aspettate qua. Sì, signore! Scusa, ma dove cazzo te ne eri andata anche tu? Stavo qui. No, eri andata a bere. Ma no.
Palese sì. Sono a bere. Palese sì. Palese sì. Palese. Ferro e fuoco. Allora, noi andiamo qua dentro che dobbiamo punire. Vediamo come ti comporti. Punire. Va benissimo, sarò bravissimo, Zeus. No. 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 Ama Alex. Dionisio. 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 Alex nessuno lo ama. No, Alex, certo. Questa persona è un palese mentecatto, amante delle feste, dei sabati notte, di fare le 3 del mattino e di non combinare nulla della sua miserabile vita. Te lo dico io. Ma pulito! Beh, beh, ma soprattutto ha, come si dice, no, no, ho offeso la figura offeso, dello supremo Zeus. Bravo. Ha denigrato la figura del supremo Zeus. Male. Non va fatto, non va mai fatto. Vediamo cosa mette. Bisogna punirlo. Cosa sono questi segreti miei, segreti suoi. Omaggio a Dionisio, gli ha messo le bottiglie. Ci posso credere. Prego, solo Dionisio ha il fulmine storto. Questo so io, Zeus è più brutto di me. Dionisio è così affascinante. Schifo Zeus. No. Ma possiamo confermare una cosa? Tu non hai il fulmine storto. Il mio fulmine, hai il fulmine è più grosso dritto del mondo, cioè. Possiamo dire che è anche imperioso il mio fulmine. Mamma mia, sei imperioso. È imperioso, fulmine. Dritto e inarrestabile. Sai che ti dico? Cosa gli vuoi fare a questo? Questo secondo me va ammazzato. Fratello, ho portato per te questa. Beh, ottima idea. Glielo puoi versare addosso. Però io mi levo, perché non sono ignifugo. No, no. Ma così. Andiamo. No, no, abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto bene alla grande. Vaffanculo. Te e Dionisio. Ottimo. Ah, bravo, ferro e fuoco. Già che è ferri e fuochi. Metti a ferro e fuoco anche quella. A ferro e fuoco. Allora, 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 dov'è Atena? Non lo so. Sta bevendo. Perché vai nei posti a bere? Vieni qua. Mi piace stare sui tetti. Allora, andiamo insieme qui. Mi piace. Beh, mi fa piacere. Allora, suono. Dai, che almeno questo è buono. Permesso. Ah, ecco, vedi, mi sa che questo è solo. È uno solo, poverino, no? No, mi sa che lui pensa ai soldi e non all'amore. Ah, ecco. Gli fa schifo l'amore. Una pozione. No, no, questo vende no, è un truffatore. Che schifo. Ma ce n'è uno dritto in questo villaggio. Egli distilla pozioni spacciandole come pozioni dell'amore. Ma non sono pozioni del disgusto e fanno sboccare queste, te lo dico. Magari io. Ma sono anche un po' lassative per quanto ne sappiamo. Mi sembra molto probabile effettivamente. Guadagna alle spalle dei poveri bisognosi. Che brutto, schifo, va punito. Hai qualcosa per punirlo? Guarda, io posso fargli il raggio pazzesco. Fagli il raggio. Oppure gli do una bottiglia di vino. No, quello è un favore, fagli il raggio. Brava, no! Bravissima, bravissima. Vergognati, porco. Per il fuoco. Per il fuoco! No, stupido! Qua! No, là! Quello, quello, ma mio quello. Dio, che cosa sei? Stupido, sicuramente! Mettila bene! Almeno ferro sa usare bene il ferro e fuoco! Bravo! Sì, ferro e fuoco! Basta! Rimane un'ultima casa, questa qui. Che vedo fiori, è tranquilla è questa! È tranquilla questa! Ah, vi vive dentro una copietta innamorata! Oh. Sì, vi vive. Proprio io! Proprio io! Cosa? Posso fargli amare di più. Ma sono già, mi sembrano. Andiamo a vedere però. Vieni. Dai, ti prego, un po' d'amore. Ah, beh, sì, è una bella coppietta, sono innamorati. Oddio. No! No! È l'amore elettrizzante. No, guarda. No, lui ha rifiutato. No, lei ha rifiutato lui? Esatto. No, è bisogno. Fratello, risolvo io. No, ma magari lui è cattivo. Tu quindi vuoi punirlo? No, non lo so, dico, no? Tu dovresti essere esperto di queste cose. Allora, no? Fammi vedere la faccia di questa qua, guardala bene. Vedi che ha pure le orecchiette, le guanciotte rosse. Quindi è innamorata segretamente, tu secondo dici? Me lei è innamorata. Ah, vedi che qua c'è pure segreto. Lui la ama però, ma anche... Però vedi lui un po'. Faccia al muro, è triste. È triste perché lei magari è troppo bella e dice no, non mi vuole, quindi non ha coraggio di, capito? Di dichiararsi. Ma vivono insieme, mi sembrano già, cioè, però hanno i letti separati. Non lo so. Hai visto? Magari è un momento di crisi, vuoi provare a intervenire? Sì. Vai. Ah, innamoratevi subito. Chi è? Te la sei tirata addosso. No, non è vero. Non sai fare neanche l'unica cosa che dovresti saper fare per innamorare la gente. Stavolta no. Ma poi scusa, ma tu mica sei. Ma tu sei Dionisio, Apelle, figlio di Apollo. Ma chi cazzo sei? No, io sono Cupido. Ah, Dionisio è quell'altro, hai ragione. E fagli la cosa con l'arco tua. Con la sicuro? Per forza, bisogna provare. No, me frega nulla. Fai. Aspetta. Bravo. No, innamoratevi.
No. Gli hai tirato l'arma. Oddio, che fallimento che sei, però. Aspetta, e sono ancora in prova. Come divinità. Ah! Oh, adesso l'altra. Ah, hai visto? Sì, devi fare ancora qualcosa. Però magari ha coraggio adesso. Aspetta. Sì, devi tirare alla fine. Oh, sì. Innamoratevi tantissimo. No, l'hai ammazzato. No. Porca tro. Mi ritiro. Andiamo via. Andiamo via. Ma è andata? A ferro e non lo so. No, aspetta. No. Ho un'idea migliore, fratello. Chiedo perdono, umilmente. Vieni con me. Aspettate un attimo, che arriviamo sul piede. Non so perché sono. Ho un'idea. Se io tiro una freccia in testa ad Alex. Si innamora di quello. A Red. No, a Red. Ah, ho capito. No, ho capito. Così vediamo qualche atto d'amore. È buono. No, non. Tu dici che vuoi vedere. Ci pensiamo. Avevo già capito che avevi in mente di fare questa cosa. Però possiamo rifletterci un attimo e pensarci dopo. Che non vorrei sboccare ora. Va bene. Vabbè, ok. Va benissimo. Allora, andiamo sull'Olimpo. Com'è andata? Hanno capito che devono avvelenarci di più. Secondo me abbiamo bruciato tutto e basta. Però hai fatto imparare la lezione. Sarà di monito per gli altri villaggi. No. Andate via, dalle vabbè via. Un po' di bombe Zeussi che ci volevano. Vabbè, potrà andare molto peggio. Dei dell'Olimpo, torniamo a casa. Vai. Beh, che bello. Che bisogna provare i poteri di voi altri, ragazzi. Comunque l'abbiamo proprio migliorato il villaggio, Beh, il nostro intervento divino era quello che c'era bisogno, no? Cioè, loro adesso sanno cosa devono fare. Cioè? Venerarci. E omaggi. E omaggi. Però non è che gliel'abbiamo spiegato, Ma l'avranno capito con tutto quel fuoco. Infatti, per forza. Se non l'hanno capito, sono stupidi e meritano di morire. Allora, giusto. Di chi è questo? È mio! Ah, Poseidone! Il dio dei mari! Allora, quale potere hai tu qua? Allora, io qua ho il potere del pescaggio, perché come vedi, mi sa che questi pesci sono avariati. Ah. Devo dargli una lezione! Ho capito. Vediamo. Wow! Ma sta punendo i pesci! Vabbè. È tristino, Senti, ho trovato. Secondo me questa è tipo pesca di contrabbando con le bombe. Vabbè, mi dissocio. Andiamo avanti. Hai un altro potere qua? Quello di teletrasportarmi, fratello! Ah, bello, vediamo. Allora, devo ancora affinare un po' la tecnica, Bravo. Ok? Sì. Bravo. No, non ci siamo proprio. No, direi di... Aspetta! No, ragazzi, fermi tutti! No! Cos'è? No! Un presagio. È roba tua quella? No, questa non è roba mia, ma è un presagio. Credo. Non possiamo arrivare al presagio, comunque, No, ma c'è un meteorite sopra l'Olimpo. E chi è che ce l'ha mandato? E tu, Zeus, la furia? No, gli dei degli dei. Ci sono gli dei degli dei. No, sei tu. Chi è il mio babbo, Anna? Urano? Il fatto, forse. Urano? Crono? 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 Mi piaceva di più Uranus, però. Quello è tuo nonno! Mio nonno, Uranus? È fighissimo lui! Il mio nonno è il vostro buco del culo, ragazzi. No! Attenzione. Però potrebbe essere che ci stanno. Beh, effettivamente poco fa abbiamo fatto una cosa un po' brutta, Siamo andati giù. Abbiamo punito troppo. Abbiamo sarebbe fiero di te. No, perché magari si è arrabbiato, ha detto che abbiamo esagerato e non abbiamo fatto bene. Ma poi perché mi stai parlando? Dove sei? Però soffro un po' di vertigini, posso scendere? Fine la prova sua, sei rimasto bloccato là. Mamma mia. Quindi, appena tanto. Uno che vive costantemente nell'acqua. Stavo dicendo, molto importante, che se vogliamo evitare l'ira dei titani, tra cui il vostro Anus e Crono, che è molto grosso e potente, è il... No, cosa bisogna fare? Importante. Molto importante. Allora, se vogliamo evitare la loro ira che ci scaglia i meteoriti sull'Olimpo, cosa che, per carità di Dio... Che fanno? Allora direi che prossima volta andremo nel villaggio vicino, dove invece sono già stati istruiti su... Che cazzo stavi guardando? No, ma te lo stavo guardando i tuoi occhi. Fratello, stupendi. Fratello, mo sei un fratello pure io te. Sono Zeus, mi perdoni, stavo guardando i suoi bellissimi occhi. E noi pareva che stavi a guardare lì. Oh, si è fatto innamorare? No! No, non ci prova. No, non ci prova. Ho queste tendenze un po'. Quindi andiamo nel villaggio vicino e questa volta non porteremo disgrazie e dolore. Ma doni e saggezza. Esatto, fertilità dei campi. E chi se è specializzato? Ci offende? Io fertilio i campi. Perfetto. E poi porteremo amore. Oh, che bello amore! Non ammazzare persone, però. No, non le ammazzerò. Poi porteremo sapienza. Ci penso io. Ok.
e porteremo pesci, cibo, ottimo, no? Cibo. E te che porti? E io porto temporali, tempeste, bufere, malumore, dolore, i fulmini più forti del mondo, disperazione, la morte. C'è un ultimo che non abbiamo cagato, no. No, però se vuoi possiamo fare quella cosa come prova. Mica è questa la tua, scusa. Sì, è quella lì. E fai. Allora, guardami, pronto? Sì. Oh. Ah, oltrepasso anch'io i muri. È una schifezza vera e propria. No, io non ti piace. Quindi è uguale a quello d'Anna, ma in verticale. Bravo, bello, Non solo, fratello, aspetta. Cosa fai? Io so fare innamorare gli animali. Oh, bello, questo mi piace, vediamo. Allora, in pratica ti spiego. Prendo un po' di qua, un po' di qua. Allora, bisogna prendere questa mucca. Che è una mucca femmina. Va bene. Che cosa brutta. Non vuole la mucca femmina. Non vuole venire la mucca femmina. Si sta rifiutando, palesemente. No, no, ci pensiamo noi. Ah, è arrivata, perfetto. Ora prendiamo una mucca maschio. Sono uguali però. No, no, se tu vedi c'è scritto proprio mucca maschio. Poi faccio innamorati della tua amata donna. Ah, vedo. Gli anche stai dando il fieno, è così che fanno tutti. Anche i mortali lo sanno fare. No, io però ci metto più passione. Eccolo, il pargoletto. Che carino. No! Vabbè, il cucciolo è ancora vivo, l'importante è quello. Fratello, ma la tua abilità è di fare le bistecche cotte, mi sa. Bello, ottimo. Silenzio. Non posso evitare di dire che anche i tuoi poteri sono miserabili e inutili. Lo so. Fai pena, fai schifo. Però posso risolvere. Ritirati, ma tu avevi una pizza. Sì. La pizza è il nettare degli dei, dammi un po'. Non lo sapevi? Ma condividi questa pizza, sommo Zeus. Pizza. Buona. Pizza. Oh. Buona. Tutta la mangiata. L'ultima fetta è sempre di Zeus. Prossima volta si portano i doni ai mortali e vaffanculo a tutti i nani. No, porca troia. Non si può dire. No.